No, già era successo, poi diciamo è un ruolo che a me piace ogni tanto, anche per scherzare in allenamento mi ci metto, quindi mancava così poco che bastava solo tenere un po' la palla, quindi volevo andare diamanti, ho detto no, tu rimani su che se cavi una palla buona, anche se mancava poco, ci poteva scappare qualcosa di più, quindi sono andato volentieri. Per fortuna andava bene che mancava così poco e non ho subito neanche un tiro in porta. Sta diventando una cosa più grossa di me perché io la sto prendendo come un gioco che ho fatto quest'estate. Adesso che abbiamo ripreso il ritiro, cerco di pensarci il meno possibile, anche se è difficile perché tra la gente che viene, che mi scrive sui vari social, però è una cosa che sicuramente fa piacere, ma che per adesso finisce lì perché c'è da pensare a un campionato importante e non vedo l'ora che cominci perché voglio rifare da un po' di tempo che ho perso negli ultimi anni. È nato così tutto per gioco, così in fretta soprattutto, perché io da una frase che ho messo su Twitter in 20 giorni ho raddoppiato i follower e non capisco neanche il perché. Si dice che sono più simpatico, quando ero arrivato a 13.000 follower ho detto raggiunti 13.000, pensa se giocavo. E da lì, forse perché queste battute sono così un ragazzo semplice, normale, quindi la vedono più come uno di loro, che in verità sono, quindi mi fa piacere per questo. Fammi un ritratto del tuo sostenitore tipo. Ma non lo so, Che ragazzo è? con la barba. Singolare. Sì, ma secondo me questa è una cosa che appunto è nata per gioco e anche. Molti lo stanno facendo, sai, la moda del momento e quindi la segui. Non credo che tutti possano pensare a una cosa del genere seriamente, però fa sicuramente piacere quando il nome gira. Ma Gatti da cittadini. l'allenamento è fatto anche per provare cose difficili che magari ti possono riuscire o no. Sai, la giocata d'effetto è bella quando ti riesce, però Quando non sbagli, certo. quando sbagli, no. Però appunto provarci, allenarsi. Magari in partita, come è successo quando ero a Milano contro l'Inter, che quella è la prima volta che lo provavo in campo durante una partita, è venuta così senza pensarci ed è riuscita quando inizi. Stai facendo l'upgrade, quindi l'hai fatto anche in tua. Sì, penso di sì, sempre fare le cose con il sorriso, poi certo sicuramente ci sarà il momento più difficile, quindi non puoi sempre ridere e scherzare, però cercare di essere più sereno possibile, che aiuta anche poi durante nel campo, quando scendi in campo che sei più tranquillo, tra virgolette, riesci a fare meglio. Lo conosco, so come la penso e lui sa come lavoro e quello che gli posso dare. L'anno scorso magari sono uscito un po' meno, perché ho detto non avevo passato un buon momento con il Chievo e poi la squadra ha iniziato a fare anche i risultati, quindi era difficile cambiare in corsa. Ho detto appunto non vedo l'ora che iniziava subito quest'anno perché con il ritiro già insieme, alcuni ci conosciamo molto, sicuramente è una cosa in più per cominciare bene, per dare il mio supporto alla squadra che sicuramente posso dare. Ma io ho sempre detto che per fare bene un campionato il ritiro è la cosa principale, quindi sto cercando di lavorare al meglio come stiamo facendo tutti, poi stiamo tenendo un buon ritmo tutti quanti e quindi si lavora bene, anche con il sorriso che non guasta mai, quindi sicuramente stiamo mettendo delle buone basi.